Coraggio di essere prova. Grandissimo aprire l'ultimo comizio della lista Senso Civico qui a Grazianise. Visti da qua sopra, siete e siamo bellissimi e soprattutto siamo tantissimi, quindi questo fa ben sperare per domenica. Questo è l'ultimo atto di una campagna elettorale bellissima, che è durata non un mese, non una settimana, ma 5 anni. Noi siamo 5 anni che siamo in mezzo a voi e con voi stiamo lottando per il futuro di questa terra. Bravo! Così come a Brezza ha parlato Giovanna Scione, qui a Grazianise è toccato a me aprire il comizio. Non sono candidato, come ho detto più volte, non ambisco a cariche. Sono uno dei componenti del comitato e il mio essere qui stasera è per dare un messaggio. Il comitato Senso Civico, dopo il 31 maggio, giorno in cui vinceremo le elezioni, il comitato Senso Civico continuerà ad esistere, continuerà a stare in mezzo alla gente per la gente. Ora passo la parola ad Enrico, grazie. Buonasera a tutti, ormai facciamo show, questo è il terzo comizio questa sera, siamo stati alle 8 al Borgo, siamo stati alle 9:30 a Brezza e così siamo qui per chiudere la nostra campagna elettorale, dopo praticamente una cinquantina di comizi che ci siamo sparati negli ultimi 20 giorni, siamo stati dappertutto. Stasera ci sono un paio di novità molto belle. La prima l'ha voluta proprio tutto il comitato. Voi sapete, noi siamo un gruppo unito, un gruppo che è nato piano piano, è cresciuto piano piano. 300-400 riunioni, questi sono i nostri numeri. Una cinquantina, un centinaio di gazebo. Serate passate con il sole, con il caldo, con il freddo in una stanza a parlare. La nostra lista è filtrata, è come quella grappa che è risultata di anni e anni di lavoro, di anni e anni nelle botti. E il vino che si è filtrato è diventato in questo momento nettare. I candidati, devo fare l'appello. Sinceramente a noi le cose normali non ci piacciono, non ci sono mai piaciute, ci piacciono le novità. Siamo giovani, siamo smart, siamo rock. E allora, voi immaginate che venivano i candidati sul palco e dicevano io sono votato, vi facciamo parlare in mezzo a voi perché loro dovranno stare sempre in mezzo a voi da lunedì. Questo è il compito dei consiglieri comunali, l'accogliere le istanze del popolo e portarle giunta. Questo è il ruolo del consigliere comunale, in mezzo alla popolazione, dentro la popolazione. I nostri consiglieri comunali futuri sono stati scelti con attenzione,
per caratteristiche professionali, per zone di appartenenza, per età e per storia, rappresentano, vi posso garantire, tutta la comunità di Grazianise, Brezza e Borgoacchio. Ma bando alle chiacchiere mie, facciamo parlare loro. Sono Pasquale Leuci, per gli amici Mastro Pasquale, detto in dialetto. Sono stato per oltre 40 anni lontano dal nostro paese, conoscendo realtà ben diverse dalle nostre. Per questo motivo ho scelto di candidarmi con Enrico e i ragazzi di Senso Civico, diventando così il loro nonnetto pensionato. Da pensionati, infatti, ho tanto tempo libero che vorrei dedicare proprio a tutti i giovani come loro, perché sono la ricchezza della nostra terra e il nostro futuro. In questi giorni avete ascoltato di tutto, programmi, promesse, progetti e qualche posto di lavoro. Tutti vi hanno chiesto un voto. Ebbene, io sono qui a chiedervi un'opportunità per questo gruppo di cui faccio parte. Perché volenterosi e ostinati a cambiare il nostro amato paese. Votato Senso Civico Enrico Parenza. Enrico Pedretta, buonasera, scusate. Il bello della diretta. Buonasera a tutti. Credo, anzi spero, che ormai mi conosciate abbastanza. Sono la candidata Antonietta Cantiello della lista Senso Civico. Di Enrico Pietrella, il nostro candidato sindaco. Stasera diciamo abbiamo poco tempo a disposizione e per me esternare questa sera i miei sentimenti è difficile. E soprattutto dire che diciamo, le mie emozioni che ho provato, non solo le emozioni che sto provando non solo stasera ma nel corso di tutta questa bellissima campagna elettorale, non pensavo di ricevere attestati di stima da parte di persone che adesso ho conosciuto, e grazie a loro che comunque mi hanno dato la carica, la fiducia di mettermi in gioco e di candidarmi. Dunque, di fatto il mio desiderio è quello che di offrire un piccolo spiraglio di luce a tutte quelle persone che sono sfiduciate dalla politica. Io dico che la politica è formata da persone oneste, da persone buone, da persone passionali. E noi di Senso Civico abbiamo ovviamente come faro di condotta la legalità. Dunque, il nostro paese ha bisogno di nuovi politici, di politici che lavorano tenendo come ovviamente priorità il bene comune. Questo ovviamente è il nostro impegno. Dunque, il modo con il quale noi di Senso Civico affronteremo questi problemi è concentrato sia sull'ascolto e sia sul confronto di ognuno di noi e su ogni decisione. Quindi solo così ognuno di noi può contribuire al buon funzionamento della nostra amministrazione. Il mio appello è: il 31 maggio non svendete il vostro voto, ma usatelo come arma per distruggere e rinnovare la politica del favoritismo e degli interessi personali. Io concludo stasera con una citazione di un bellissimo artista di fama internazionale, Jim Morrison, che dice: non dire mai che i sogni sono inutili, perché inutile è la vita di chi non sa sognare.
Allora oggi più che mai non smettiamo di sperare e di sognare, perché tutti insieme noi ce la faremo, quindi votateci, votate Senso Civico. Grazie, grazie, grazie di cuore a tutti, grazie per essere qui e sosteneteci con il vostro voto. Grazie. Buonasera, sono Rossana. All'inizio di questa campagna elettorale non tutti mi conoscevate, beh, sono sempre stata una persona semplice, riservata e mai avrei pensato di ritrovarmi impegnata politicamente in prima persona, e invece il caso ha voluto che incontrassi questo gruppo di persone che lottano e amano e hanno a cuore il bene del paese, e da sempre lo hanno dimostrato. Questa sera qui non mi sto chiedendo il voto per me, un voto personale, ma mi sto chiedendo il voto per tutto il gruppo, un voto per Grazzanise, perché questo progetto, questo progetto ha bisogno di tutti quanti voi. Quindi io mi impegnerò a fare in modo che la fiducia che voi ci darete sarà ripagata, impegnandomi con il lavoro e la dedizione e l'impegno che da anni metto in ogni singolo progetto. Quindi votate Senso Civico, siate parte attiva di questo cambiamento. Buonasera, mi chiamo Pasquale Carlino. Sono un cittadino di Grazzanise che lavora come infermiere, mi conoscete abbastanza. Mi sono innamorato di questo progetto dopo aver conosciuto Enrico Petrella, che poi ritengo una bravissima persona, e una persona capace di portare a termine, e penso, questo comune di Grazzanise presso nuovi non sono nuove zone. Comunque chiedo soltanto a voi tutti di aiutarci e di sostenerci in questa battaglia, diciamo, elettorale, per cercare di portare il popolo di Grazzanise e questo comune verso una strada migliore per noi e per i nostri figli. Votateci e votateci, grazie. Buonasera a tutti, sono Pietro Di Stasio. Faccio parte di questa grande famiglia che è il Comitato di Senso Civico. Questa campagna elettorale mi ha fatto riscoprire Grazzanise. L'abbiamo visitato palmo a palmo, strada per strada, e abbiamo scoperto un paese apparentemente remissivo, ma in realtà non è così. Nasconde un'anima viva, giovane e con tanta voglia di ripartire, e che segue con molta attenzione la politica. Questa voglia di riscatto che si respira nel paese ci dà molta speranza per un cambiamento. Non vogliamo più delegare, ci abbiamo messo la faccia, ci vogliamo provare con l'entusiasmo dei giovani, ma con la consapevolezza del ruolo e delle difficoltà che affronteremo. Senso Civico è pronto, vi chiediamo il vostro voto libero affinché il sogno si realizza. Il 31 maggio votate Senso Civico. Grazie a tutti. Buonasera, sono Giovanni Grante.
faccio parte di questo comitato da circa 30 anni, 3 anni. Scusa. All'inizio mi sono avvicinato a questo gruppo solo per curiosità, giusto la classica cosa che si fa a Grazianese, fammi vedere chi stanno a fare. Poi piano piano sono diventato un membro attivo di questo progetto. Adesso chiedo a tutta quella gente che comunque come me crede che in qualche progetto si può fare per Grazianese, di, che anche non riesce ad esprimersi come vorrebbe, per un motivo o per l'altro. Allora io che cosa chiedo? Io l'ho fatto, ora tocca a voi. Volevo solo ricordare che Grazianese è del popolo. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Saverio. Saluto questa bellissima piazza, ogni tanto la vedo dall'inquadratura. Il nostro primo comizio è stato fatto il 21 dicembre. Noi abbiamo iniziato la nostra campagna elettorale 5 mesi prima delle elezioni, perché avevamo tante cose da dire. Volevamo che la gente capisse quanto più possibile qual era il nostro progetto. E da subito tutti hanno capito che si trattava di una campagna elettorale diversa. Questa volta non si parlava a vanvera o si parlava male degli altri. Era una campagna elettorale basata su contenuti, programmi e progettualità. E di comizio in comizio è stato un bellissimo crescendo, perché la platea aumentava sempre di più, erano curiosi e forti di voler sapere che cosa progettavamo noi. Di comizi ne abbiamo fatti tanti. Il nostro candidato a sindaco ha detto una quindicina, forse qualcosa in più. Solo nell'ultima settimana ne abbiamo fatti 10. Quindi penso che il nostro programma sia ben chiaro a voi. Chi ci ha ascoltato ha capito tutto. Adesso vi chiediamo un ultimo sforzo. In queste ore che mancano ad entrare nella cabina elettorale, vi chiediamo di riflettere, di meditare e di riflettere ancora, perché dovrete andare a votare solamente chi potrà dare un futuro al vostro paese. Bravo! Votate per voi, votate senso civico. Salve, mi chiamo Martina, sono di Brezza e nella vita sono un'infermiera. Siccome ho avuto spazio a Brezza per leggere un attimo tutte le nostre, i nostri programmi, le nostre cose, allora stasera semplicemente vi volevo salutare con una frase di una scrittrice a me molto cara, Oriana Fallaci, che recita questo: ci sono momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo, un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre. Quindi vi prego, domenica votate e votate senso civico. Sono Giovanni Parente, noi del Comitato Senso Civico ci siamo presentati alla comunità con un programma chiaro, fatto di punti fermi, di rispetto per le persone, per il territorio e per tutti coloro che hanno contribuito alla sua stesura. Il mio primo contributo, il mio primo pensiero come candidato va a tutti coloro che insieme a me hanno condiviso questa esperienza elettorale, e da loro vanno le mie scuse per averli trascurati in questo periodo particolare di lavoro in campagna. Il mio appello al voto vuole essere rivolto a tutti coloro che amano il voto libero, voto scevro da condizionamenti, da clientelismo, da obblighi, da faziosità che non portano da nessuna parte. Vi chiedo di votarci con il cuore, vi chiedo di votarci per il bene del nostro paese,
vi chiedo di votarci riponendo in noi quelle speranze che per troppo tempo sono state disattese. Infine un appello lo rivolgo ad allevatori e agricoltori. Per la prima volta avete la possibilità di avere un vostro rappresentante in una lista civica. Rappresentante scelto nella mia umile persona, ma dal pugno fermo nell'affrontare le problematiche agricole ed ambientali, come dimostra la mia storia personale. Per questo vi chiedo ancora, votateci e abbiate fiducia nel farlo. Grazie. Buonasera a tutti, sono Antonio Petrilla. Siamo arrivati alla fine di questa campagna elettorale. In questi mesi spesso mi sono sentito chiedere chi te l'ha fatto fare. La mia risposta è stata sempre la stessa: l'amore per questa terra, per questo paese in cui sono cresciuto, a cui sono rimasto legato e in cui credo. Un paese pieno di contraddizioni, ma anche ricco di belle persone. Cosa farò per il paese? Tutto ciò che potrò renderlo migliore, mettendo in pratica un programma che insieme a uno splendido gruppo di amici abbiamo studiato e condiviso. Un programma innovativo ed ambizioso, fatto di nostre idee, da cittadini di questo paese per il paese. Il cambiamento passa attraverso le coscienze di ognuno di voi. Il cambiamento passa attraverso il voto libero. E domenica il voto libero è rappresentato da Senso Civico. Il nostro futuro si deciderà domenica 31 maggio, perché la prossima volta sarà troppo tardi per voi, per i nostri figli e per il futuro di questo paese. Grazie. Buonasera a tutti, sono Fabio Petrilla. Siamo giunti alla fine della campagna elettorale e io questa sera sto qui a chiedervi il voto per la lista Senso Civico, ma non per scegliere un gruppo di persone rispetto ad un altro, ma per dare vita e corpo ad un progetto che è innanzitutto libero, perché è nato dal coraggio e dalla volontà di abbandonare le vecchie logiche. Un progetto che parla di servizio gratuito alla comunità. Un progetto che mette al centro della propria azione il cittadino in tutte le sue forme. Io sono sicuro che qualsiasi candidato voi scegliate sarà in grado di interpretarlo al meglio, perché quello che contano per noi sono le idee e non le persone. Grazie. Buonasera, sono Rosa Spina. Questa sera la campagna elettorale 2015 finisce qui, ma non finisce tutto quello che abbiamo creato. È stata una campagna elettorale bellissima e vorrei ringraziare tutti gli amici di Senso Civico e alle persone che ci hanno accolto nelle loro case. Vi raccomando, votate con il voto libero, votate Senso Civico. Grazie. Questa qua era la prima sorpresa, ce n'è un'altra, perché noi volevamo fare un appello al nostro popolo, al nostro bellissimo, siete belli, devo dire, siete veramente belli. E allora dobbiamo continuare a rimanere su quest'onda della bellezza. Che cosa ci abbiamo di bello noi a Carsisi? Ci abbiamo il fiume, ci abbiamo le querce, ci abbiamo le piante di funno della zona di Londra. Abbiamo fatto un filmato, siamo andati con una barchetta nel fiume, abbiamo avuto la fortuna di avere un amico, Antonio Mastrocinque, che ci ha fatto le riprese ed è un tecnico specializzato. Dico questo perché è un filmato che è sempre fatto da chissà quale società, l'abbiamo fatto con le nostre mani, con i nostri mezzi, è bellissimo, dura 4 minuti. Thank you.
Bello, eh? Questo è Grazianese, carissimi cittadini. Ogni tanto ce lo dimentichiamo, pensiamo solo alle cose brutte, ci abbiamo anche dei posti bellissimi. Portiamoci nel cuore questa notte, sogniamo il Volturno, sogniamo le nostre piante, i nostri antenati, il nostro territorio. Siamo alla fine, siamo un po' stanchi. 5 anni sono lunghi e ce li siamo sudati. Un appello, una considerazione personale devo fare all'inizio di questo comizio finale. Quando ho cominciato questa esperienza ero mosso da un desiderio personale di dare qualcosa alla mia terra. Volevo dare, come spesso succede nella vita, come sanno le persone più anziane, quando si vuole dare spesso si riceve, è il momento in cui si riceve. Conoscendo voi, conoscendo le vostre famiglie, conoscendo la vostra umanità, mi sono arricchito. In questi mesi sono diventato più grande, sono più, ho maggiore esperienza, maggiore consapevolezza della vita e dell'esistenza. Ho visto la bellezza delle nostre famiglie, ma quanta dignità in questo territorio, guardate, le vostre famiglie sono veramente la speranza di questo territorio. Vi dico sinceramente, se avessi trovato in questo giro fatto per le case, famiglie brutte, famiglie sciatte, gente trasandata, forse avrei perso speranza, perché se le famiglie non sono buone, non può essere buono il paese, non può essere buona la comunità. Ma noi abbiamo delle splendide famiglie, è la comunità che deve crescere, e questo è proprio il compito delle istituzioni, questo è il compito della politica, essere una buona cinghia di trasmissione tra la bellezza, la dignità, l'armonia delle nostre case e il disordine e la bruttezza a volte del nostro territorio. Le cose, carissimi, non stanno bene. Noi dobbiamo dirci la verità, anche stasera che è una serata di festa. C'è la crisi, c'è la disperazione in molte famiglie. Sinceramente, queste sere abbiamo visto sfilate, clacson, trick track, ci sembrano veramente fuori luogo. Quei tempi là sono finiti da molti anni. Pensiamo un po' che ci vuole un po' di moriggeratezza, un po' di equilibrio, scusatemi il termine, in alcuni momenti anche un po' di serietà. Sinceramente questa confusione allontana i cittadini dalla politica, poi ci lamentiamo che i cittadini non ci credono più. Girando per le case abbiamo trovato tanti ammalati di tumore, troppi, veramente troppi. In questa campagna elettorale si è parlato poco dei rifiuti, si è parlato poco dei rifiuti tossici. Ormai ci siamo abituati, dovremo lavorare molto su questo, soprattutto sulla prevenzione. Bisogna rimanere con i piedi per terra. Le discariche stanno ancora a casa nostra, ci siamo abituati a subire. Abbiamo servizi da terzo mondo, intorno a noi erbacce, cartacce, macerie. Ci siamo abituati al brutto, guardate, è terribile. Noi non ci accorgiamo più di quando sono brutte le nostre strade, se non quando andiamo fuori paese e vediamo quando sono belle quelle degli altri paesi. E questa non è una cosa buona. C'è un comune da amministrare senza soldi, tasse al massimo, commercianti allo stremo, scuole vecchie e poco curate, periferie abbandonate, settore bufalino in crisi. La politica che fa? Fa come lo struzzo, mette la testa sotto la sabbia. 65 candidati, milioni di volantini, un voto per me ci sta, questa è la campagna elettorale che è stata fatta, dammi un voto per me ci sta, nelle case. 3 anni fa abbiamo scritto volantino, l'ho conservato, diceva sull'orlo del baratro, oggi ci siamo dentro al baratro, fino al collo, diciamoci la verità, senso civico non mi prende in giro, il medico serio non dice al malato che sta bene, la cura è lunga, la cura è difficile, vediamola questa cura, basta interessi personali. E quando dico interessi personali intendo tutti, anche quelli illeciti, anche i trasferimenti, anche gli onori, anche le beneficenze. Basta. Non ce li possiamo più permettere semplicemente. La cura. Ci vuole competenza e preparazione, signore. Non si studia a caso, non si scompa a caso. Le carte bisogna saperle leggere. La cura. No ai soldi.
Noi non prenderemo gli stipendi, le remunerazioni, né come sindaco, né come vice sindaco, né come assessore. Noi lasceremo tutti i soldi per la comunità. Sono 100.000 euro lordi che diventano circa 50.000 euro netti. Abbiamo preso l'impegno con voi, lo ribadiamo questa sera. Conto corrente trasparente, con commissione paritetica tra cittadini e amministrazione, per risolvere i problemi più gravi. Oggi mi chiedeva a Brezza un cittadino: che fai come sindaco quando verrà un padre di famiglia che non ha i soldi per il latte? Gli facciamo il buono lavoro, perché bisogna prima lavorare e poi si riceve il buono. Esistono i buoni dell'INPS, 10 euro ogni ora, se c'è una bella ringhiera da sverniciare e da preparare, si fa il conto di quanto tempo ci vuole, va il tecnico, va l'impiegato, va l'assessore, bisogna controllare le cose, siano fatte a regola d'arte. Questa diventerà una parola che sentirete spesso nel comune di Grazianise. I lavori tutti, a abitare ringhiera, fino a fare i grandi posti, devono essere fatti a regola d'arte. Noi non faremo compromessi con nessuno, non chiederemo niente a nessuno, se non che i lavori e gli interventi sul nostro comune dovranno essere effettuati con questa parolina magica: regola d'arte. Esempio, Penellenel, fa il buco, scava, deve andare via. Che succede oggi? Dopo 15 giorni, UFUS, macchina vostra, buca, cerchione, con 200 euro. Questa è più o meno la situazione. Il tecnico comunale dovrà andare a controllare quando va via l'Ener. L'Ener fa la fiduzione, si controlla se il lavoro è fatto a regola d'arte, se si fa il buco di nuovo, e scudiamo la fiduzione. E voi non rompete le macchine. Questo significa amministrare bene una comunità. La cura, l'ascolto, cari cittadini, l'ascolto e la partecipazione. Il comune è vostro, quella casa là non è dell'amministrazione, quella casa là l'avete fatto con i vostri soldi ed è vostro. Voi dovete partecipare all'amministrazione del comune. Consulte, comitati di quartiere, vi stancheremo, vi sfiniremo, perché qualsiasi decisione che dovremo prendere sarà presa insieme a voi. Conoscerete i dettagli del bilancio, conoscerete i dettagli di ogni determina, di ogni decisione. E sapete perché questo lo possiamo fare? Perché possiamo essere così trasparenti? Perché non ci dobbiamo fare i fatti nostri, ci dobbiamo fare i fatti della comunità. Questo ci dà una libertà, una possibilità di agire con correttezza, con chiarezza. Potete venire a controllare tutti, potranno venire anche gli oppositori che faranno la minoranza, perché lo sapete che noi le vinciamo le elezioni, questo è chiaro. Un altro punto: basta sudditi dei politici regionali, basta tappeti rossi, chi arriva con la sirena di qua, chi arriva con la sirena di qua, chi ci vuole portare mezza casa, chi ci vuole portare mezzo ASL. Noi vogliamo il rispetto da parte di tutti i politici regionali e nazionali. Siamo una comunità importante, non andremo mai a svendere la nostra comunità al primo politico di turno. Attenzione allo sviluppo. Bisogna trovare i fondi, bisogna avere nuove idee, bisogna difendere il settore bufalino, qui ci sono gli allevatori, noi difenderemo il vostro settore, finalmente avrete una seria rappresentanza comunale, nazionale, extraeuropea ed europea su tutto il territorio. I bambini, gli anziani e gli ammalati. Guardate, questa campagna elettorale noi la potremmo fare con una sola frase che vi fa capire a chi dovete votare. 50 anni di politica e qui non ci sta uno scivolo. Questo è l'unico paese d'Italia che non solo non ha una villa comunale, ma non ha una giostrina. Penso che sia un record a livello anche del Burundi. La formazione, lo studio e l'indirizzo. Dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a crescere bene, a crescere sani e a trovare il dopo lavoro. Mi è fatto una domanda quando abbiamo fatto il confronto a 5: cosa fare contro la camorra? Bisogna cominciare dai piccoli passi. Dobbiamo creare una cultura della legalità nelle scuole, nei bambini. Dobbiamo spiegare a loro che esiste lo Stato e che lo Stato è sovrano e che noi dobbiamo piegarci alle leggi e rispettare le leggi, dalla più piccola alla più grande, cominciando dal pacchetto di gomme che non si butta a terra fino a non diventare camorrista. Questa cura, cari cittadini, è difficile. E però io vi faccio una domanda. Guardiamo le 5 liste,
Chi la può fare questa cura? Chi la può applicare? Chi può salvare questo paese malato? Senso civico è l'unica risposta. Senso civico è speranza. Senso civico è futuro. Senso civico è sincerità. Senso civico è amore per questa terra. Senso civico è libertà. Voto libero, che bella cosa! Voi non ci dovete votare perché siamo vostri parenti, perché siamo vostri amici, perché avete avuto da noi una cortesia. Voi ci dovete votare perché vi vogliamo bene, perché vogliamo bene a Grazzanise, Brezza e Borgo Appio. Ci dovete votare perché daremo tutto, anima e corpo, per risollevare il nostro paese. E quando diciamo anima e corpo, intendiamo anima e corpo. Ma perché io vi sto dicendo queste cose? Io lo so che l'avete già capito, io lo so che avete già deciso. Girando le case ve l'ho letto negli occhi, voi ci votate, ce l'avete fatto capire in tutti i modi. Mi rivolgo allora a quei pochi che ci hanno detto: mi piacete, siete le persone giuste, spero che vinciate, però non vi posso votare. La prossima volta c'ho un parente, ho avuto un valore, ho un obbligo. Il nostro amico Luigi Bertone una sera mi disse una frase: se non ora, quando? Il momento è questo, cittadini carissimi, non ce ne saranno altri. Senso civico ha fatto uno sforzo enorme per creare una nuova comunità. Non possiamo aspettare 5 anni, i treni passano una sola volta, questo qua non si può perdere. Un appello finale: domenica mattina andiamo a votare, prima di andare a votare guardiamoci nello specchio. Lo specchio ha una grande virtù, ci fa vedere i nostri occhi, e quando ci guardiamo negli occhi ci guardiamo nell'anima, sono già uno specchio dell'anima. Guardiamoci un poco domenica mattina dentro l'anima, lontano dai rumori, dai facsimili, dai volantini, dalle pressioni, dai sentimenti, dalle parentele. Cittadini di Grazzanise, vi prego, ascoltiamo insieme domenica mattina la voce della nostra coscienza. Che bella cosa la coscienza, vedete, ce l'abbiamo solo noi nel regno animale, ci dice la verità, lo sappiamo, l'esame di coscienza. E se la vostra coscienza vi dirà di votare senso civico, fatelo, fatelo, fatelo. Votate la speranza, votate senso civico, votate senso civico, votate senso civico. Nessuno si senta escluso, la storia siamo noi.